Ora vediamo un po' se va. Perfetto. La chiavetta e siamo a posto. Molto spesso ci chiedete cosa fate durante i giorni di pioggia? Beh, generalmente, come tutti, cerchiamo di fare quelle cose che non riusciamo a fare negli altri giorni del lavoro. Quando siamo troppo impegnati per fare le cosettine, quindi ci facciamo un po' di lavoretti in casa o facciamo quelle cose inerenti sempre all'azienda che però non sono essenziali. Adesso, per esempio, sono venuto nell'angolo del casino perché mi serve un perno per collegare il carrello al trattore. Tutti e due i perni originali li ho persi perché si sono staccate le chiavette, vibra vibra, quelli sono caduti. Quindi vediamo se nel bagaglio che c'è qua, da qualche parte in mezzo a tutto sto casino che è tutto da sistemare, ma ancora non ho avuto tempo, ci vorrebbero almeno 4 giorni di pioggia per sistemare qua, forse anche di più. Vediamo se ho un qualche tondino in acciaio speciale di quelli resistenti con le misure che mi servono. Mi serve un pezzo 30x20, cioè 30 mm per 200 mm, 30 di diametro e 200 di lunghezza. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Quindi adesso calibro la mano e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Un pezzo di braccetto, probabilmente di un quarantino della Fiat o qualcosa del genere, mi sembra di ricordare così, ed è giusto giusto 30, anzi 29 e mezzo, perfetto. E poi il lungo quanto ci pare, questo lo taglio 20 cm, gli facciamo un buco per la chiavetta, cerchiamo di fargli un rondellone sopra in modo che non scivoli giù quando lo infiliamo, e niente, ce lo prepariamo al volo. Allora, cominciamo col misurare 20 cm, prendiamo da qua, poi tutta questa sbavatura di saldatura gliela togliamo. Ok, ora la mettiamo sulla troncatrice e vediamo se l'Evolution riesce a tagliare questo, ed è comunque un acciaio molto duro e oltretutto è un po' oltre le sue capacità. Teoricamente questa taglia fino a 5 mm di spessore. Ora vediamo. Mi sa che faccio prima con la smerigliatrice. Adesso buco per la chiavetta, prima mi sa che speriamo di riuscire a bucarlo, questo è molto duro. Ora allarghiamo questo foro, questo era solo il preforo da 6, non vedete se riuscivo. Ora gli facciamo un foro da 8, vediamo.
Allora, ho preso una punta da 8, gli ho dato anche una filatina al volo perché non è che mi piacesse più di tanto. Quindi ora vediamo se riusciamo a bucarlo con la punta da 8, così poi gli possiamo mettere la chiavetta, quella classica per l'agricoltura. Fatto il buco per la chiavetta, adesso gli diamo una pulitina, togliamo un po' di sbavature di saldatura e arrotondiamo un po' anche la parte che va a infilarsi poi nel buco. Quindi, smerigliatrice, disco lamellare da 36 di grana e vediamo di dargli una pulitina. Allora, per adesso siamo così, solo che ovviamente se ora dovessi infilare il perno nel buco del gancio traino, questo ne esce. Quindi o gli faccio un altro buco e metto una chiavetta sopra, ma non mi fido perché le chiavette possono aprirsi e uscire, come mi è già successo con gli altri due perni originali, infatti li ho persi. Quindi o gli saldo un rondellone qua sopra, o la mia idea è prendere questo tondino da 6, piegarlo e allargare e saldarlo ai lati del gancio, e mi sa che farò proprio così. Quindi ora saldatrice alla mano, puntiamo questo così, poi glielo piego sopra e nel mentre lo saldo. Allora, cosa ho fatto adesso? Ho pulito un po' col disco lamellare tutte le superfici in modo da avere meno impurità nella saldatura. Ho puntato questo al perno, adesso porto tutto sulla morsa, lo piego e poi continuo a saldare. L'ho piegato, adesso taglio quello in più, raddrizzo questo verso il basso e poi saldo tutto. Bene, perno fatto. Certo non è la saldatura migliore al mondo, ma chi se ne frega. Ora andiamo a provarlo e vediamo se va bene. Ora vediamo un po' se va. Perfetto. Lì, la chiavetta e siamo a posto. E la chiavetta è lo stesso, ci sta bene. Ora, appena smette di piovere,
abbiamo altro da fare. Oltretutto, nei giorni di pioggia cerchiamo di mettere mano al vecchio 14, che poi vecchio non è vecchio, è l'ultima che hanno fatto, è del 2004. Suzuki Samurai 1009 diesel aspirato, motore Renault, praticamente ha problemi al riduttore del cambio, purtroppo. Cosa è successo? Un giorno ha cominciato a fare il rumore di ferro vecchio che macinava altro ferro vecchio, quindi siamo riusciti a risalire alla fonte del rumore ed era questo. L'ho smontato, ho pulito tutti gli ingranaggi, aveva un cuscinetto che poi precisamente era il cuscinetto di... il cuscinetto di quest'albero, proprio il cuscinetto che sta qua, completamente disintegrato, completamente, non so cosa sia successo. La cosa buona è che sotto quell'albero c'è il tappino dell'olio, che è una calamita, quindi per fortuna la calamita ha tirato a sé tutti i pezzetti di ferro e anche la polverina ed è rimasto tutto incollato lì. Gli ingranaggi non avevano nessun tipo di problema. Cosa ho fatto? Ho comprato il cuscinetto nuovo, gliel'ho cambiato, ho rimontato il tutto e va meglio, ma non bene, perché continua a fare rumore. Ora, non fa il rumore che faceva prima, perché si sentiva a metri e metri, centinaia di metri di distanza, però... aspetta che giro il microfono e ve lo faccio sentire. C'è ancora qualcosa che non va, quindi lo abbiamo rismontato e niente, bisogna riaprirlo e vedere dov'è il problema, quindi nei giorni di pioggia si fanno anche queste cose. E poi è un peccato avere questa parcheggiata, perché è veramente di una comodità unica, nonostante sia piccola. Ho eliminato i sedili di dietro, quindi è due posti ora. Per andare in campagna è comodissima. Oltretutto, quando l'ho presa era praticamente disintegrata. Ho dovuto cambiare un'infinità di cose per renderla funzionante. Tra cui, nonostante abbia pochissimi chilometri, ne ha tipo 70.000, è nuova. Balestre e ammortizzatori erano completamente disintegrati, la curvatura delle balestre era al contrario, quindi sembrava una macchina con l'assetto ribassato, erano proprio rotte, non so cosa ci abbiano fatto. Quindi abbiamo sostituito tutti gli ammortizzatori, balestre, ammortizzatori, biscottini delle balestre, puntoni, cavi dei freni e abbiamo messo un assetto Raptor 4x4 più 5 pollici totale. Passa molto meglio nei posti impervi, però oltretutto con questo assetto la macchina la possiamo caricare con quello che vogliamo e non si abbassa quasi niente, quindi parecchio più comoda.